Io dico, sta pianta già io di mio non è che proprio riesca a farla sopravvivere. In più, voi due mostriciattole, cosa avete combinato? Tutta la terra sul tappeto, ovviamente. In questa casa non ci si annoia mai. Ragazzi, buongiorno! Vi chiedo scusa per la mia terribile faccia struccata, portate pazienza e adesso mi preparo e mamma mia, ho delle occhiaie mostruose, non so perché sinceramente ho iniziato ad avere delle occhiaie così marcate. Comunque, guardate un po', ho allestito tutta la zona trucco qui, perché almeno ho lo specchio qui davanti, così possiamo prepararci e chiacchierare, perché ho un po' di cosine da raccontarvi. Allora, stamattina ho iniziato la mia giornata facendo la spesa online e me la consegneranno fra qualche giorno, ovvero lunedì, però appunto ho ordinato un po' di cosine che mi mancavano a casa e in questo modo mi sono tolta la questione spesa stando comunque in casa. Omar in questo momento è al lavoro, ma fortunatamente la sua ditta ha deciso di chiudere per 10 giorni, tanto comunque tutti i dipendenti hanno tantissime ferie delle quali usufruire. Pensate che lui ha più di 3 mesi di ferie e se non le fa appunto le perde, quindi hanno deciso di approfittare di questa situazione che c'è, come tutti sappiamo purtroppo, per appunto fare un po' di ferie. Io sono a casa proprio perché appunto non sto lavorando più, avevo iniziato da qualche giorno e adesso a causa di tutto quello che sta succedendo, ovviamente facendo io la babysitter, come saprete, i genitori hanno ritenuto opportuno evitare appunto contatti da parte di persone strane, esterne più che altro alla famiglia, estranee no perché mi conoscono ed è giustissimo così, anch'io avrei fatto la stessa identica scelta. Qui abbiamo la mostriciattolina, l'urlatrice. Sapete, mi sembra quei sensori che ci sono tipo nei negozi, che quando uno entra inizia a suonare. Ecco, lei è così, se tu le passi vicino, lei inizia a suonare. Sì. Comunque dai, prepariamoci.
Allora, in realtà stamattina non è che sono completamente struccata, ma ho su questo rossettino rosa semplicemente perché bevo il burro cacao, ma purtroppo se lo lascio sul comodino da qualche parte me lo fanno sparire, quindi non riesco più a trovarlo. Sia il mio è sparito che quello di Omar, lui poi se ne è comprato un altro e io alla fine mi sono arrangiata con il rossetto. Allora, adesso comunque idrata parecchio le labbra, più che altro non è che le idrata, le rende morbide, perché stamattina mi sono svegliata con delle labbra secchissime. Ho messo questo qua di... no, non è questo, vabbè, uno di Kiko, semplicissimo. Comunque, innanzitutto mi tiro su i capelli, ho lo specchio lì davanti, approfittiamo per usare quello. Ok, vabbè. Allora, inizio applicando come ogni mattina la mia bella crema idratante di Nivea. Io utilizzo questa perché dovete sapere che la mia pelle mi fa risparmiare, nel senso che se vado ad applicare una crema un pochettino più costosa, mi causa, cioè qualunque tipo di crema, mi causa una reazione pazzesca sulla pelle, me la irrita, mi fa uscire tutte le bollicine, mentre la crema del supermercato per me è la migliore, cioè questa qua è costata 4,99€, vabbè 5€, ed è quella con la quale mi trovo meglio, quindi vabbè, continuerò a ricomprare questa. Allora, applichiamo uno strato di crema idratante. Stamattina, perché mi sto preparando, mi sto truccando, perché devo uscire, nel senso che devo andare per forza in farmacia a prendere, a ritirare più che altro, perché le ho già ordinate telefonicamente in modo tale da non fare la coda lì, la mia cura, insomma, sto facendo ancora una cura. Poi devo prendere la tachipirina per mia nonna, che sta bene, per carità, però mi ha detto prendila perché non si sa mai, almeno abbiamo qualcosa in casa dato che l'aveva finita. E quindi niente, ho chiamato anche lì e ho prenotato, quindi nel pomeriggio in mattinata, adesso vedo, passerò appunto a ritirare il tutto. Allora, comunque sia, anche stando in casa io un minimo mi trucco, magari non vado a mettere il fondotinta, non vado a mettere chissà che cosa, sto parlando in generale, però un po' di mascara, un po' di rossettino, un po' di terra me la metto sempre perché mi fa sentire meglio. Il fatto di stare in casa tutto il giorno per me è pesante, non solo per me, lo so, per carità, sono fortunata a poter stare, perché so che tante persone lavorano e non ne hanno la possibilità, però dico, al di là di tutto, io sono molto attiva, molto frenetica, vado, torno, insomma, ne faccio giro continuamente e niente, la casa è tutta pulita, non ho più niente da fare, quindi il fatto comunque di truccarmi un pochettino, di dedicarmi un pochettino a me, ma non parlo solo del trucco, parlo anche semplicemente, non so, di farmi una crema viso, una crema, applicare la crema corpo, ecco, dei piccoli gesti che comunque mi tengono impegnata e approfittiamo, ecco, di questa situazione per coccolarci un pochino, cosa che magari non avviene solitamente nella quotidianità perché siamo sempre di fretta. Comunque, allora, non so se riuscite a notare, ma molto probabilmente sì, mi è venuto uno sfogo di brufoli sia qua che anche qua, cioè un bel sfogo, perché secondo me ho fatto una cavolata io, nel senso che ho acquistato uno scrub sempre della Nivea. Lo scrub in questione è questo, l'ho acquistato l'altro giorno al supermercato, è uno scrub molto delicato, nel senso che a differenza delle altre marche, quando lo vado a passare non mi raschia tanto la pelle, però comunque mi ha fatto venire questo sfogo. Pensavo fosse impossibile, qui c'è scritto che appunto si può utilizzare tutti i giorni, addirittura qua consiglia di utilizzarlo due volte al giorno, io però lo utilizzavo soltanto una volta al giorno, ovvero tutte le sere, ma ho iniziato ad avere questo grande sfogo. Pensavo sinceramente che non fosse lo scrub, fosse magari un po' di stress o perché magari ho mangiato un po' male. In realtà ho scoperto poi che se si utilizzano questi prodotti ogni giorno, fanno uscire ancora di più, fanno diciamo produrre ancora di più il sebo alla pelle, quindi vanno utilizzati mi pare due volte a settimana, quindi adesso ho ridotto drasticamente il suo utilizzo. Comunque, al di là
del fatto che consiglia che sia per un uso quotidiano e a me ha causato ciò, è comunque buono. Adesso io lo andrò a utilizzare meno e quindi teoricamente dovrei riuscire a risolvere la situazione. Ho smesso appunto di utilizzarlo già da un po', da una settimana circa, ogni giorno e devo dire che hanno smesso di spuntarmi nuovi brufoletti, quindi diciamo che comunque va bene. Altro prodottino che vi volevo segnalare, mi dovevo truccare ma mi sto perdendo in chiacchiere, è questo latte detergente della L'Oreal che ragazzi è davvero buonissimo, molto delicato ma soprattutto, cioè, guardate un po', praticamente quasi finito. E, mi ha colpito tantissimo la prima volta che l'ho utilizzato il suo profumo. Ha un profumo veramente buonissimo di rosa, credo che sia. Sì, rosa e loto riequilibrante ed è indicato per pelli normali e miste. E niente, ce n'è veramente tantissimo all'interno. Io ho un mesetto che lo sto utilizzando e devo dire che mi piace proprio tanto. Dello stesso brand avevo provato il tonico, che però non mi era piaciuto, però con il latte detergente devo dirvi che mi sono trovata molto bene. Comunque adesso bondo le ciance, vado a mettere, no, aspettate, vado a mettere un po' di correttore. Stavo per mettere il fondotinta, ma no. Per queste occhiaie terribili ho acquistato settimana scorsa, se vi ricordate, da acqua e sapone, questo qui della... di che cos'è? Della... boh, che brand è questo? Vabbè, il cancella... sì, di Maybelline, il cancelletta di Maybelline non mi veniva in mente. E appunto un correttore multiuso. Dato che io ho preso una colorazione molto chiara, ovvero la 00 Ivory, lo vado ad applicare soltanto nella zona delle occhiaie, perché se lo andassi a mettere anche sui brufoletti poi avrei delle chiazze più chiare. Ne serve veramente, veramente pochissimo, vedete? Anzi... forse così ne ho messo fin troppo, però io lo vado a picchiettare, anzi usiamo questo dito che è più delicato, su tutta la palpebra mobile anche, vedete lo stendo proprio così, e anche questo mi piace parecchio. Io prima lo acquistavo da Bennett, però adesso è un po' che non vado più a fare la spesa da Bennett perché è abbastanza lontano, ci siamo trovati meglio in supermercati più vicini a livello di vicinanza. Comunque non è che l'ho girato, nel senso sì, ho girato un po', ma non è uscito il prodotto nuovo. Quello che sto applicando adesso è quello che era rimasto nella spugnetta dall'altro utilizzo, quindi dura veramente tanto. Costa un pochettino, perché è costato 10 euro, però comunque dura tanto. Ok, occhiaie, insomma, adesso in fotocamera no, ha un effetto bruttissimo, però vi assicuro che dal vivo è molto meno chiazza bianca. Ecco, adesso vado ad applicare il fondotinta, io appunto utilizzo come sempre questo qua di Estée Lauder Double Wear e lo vado ad applicare con questo pennello, che in realtà non è un pennello da fondotinta, però appunto a me piace come stende il prodotto. Ne metto veramente pochino, infatti non sto neanche a girarlo sulla mano, ma vado a picchiettare all'interno della confezione. Allora, che cosa vi racconto? Dunque, una cosa che è successa in questi giorni, davvero assurda, riguarda un viaggio che avevamo prenotato, che ovviamente, vista la situazione, salterà e ci vogliono far pagare la penale come se la colpa fosse nostra. Allora, un po' di tempo fa, ovvero sotto Natale, no, dopo Natale, scusate, vi avevo detto che avevamo rimandato il nostro Capodanno, perché avremmo dovuto partire per Capodanno, però avevamo rimandato perché insieme a mia sorella avevamo pensato di fare un regalo consistente ai miei genitori, ovvero regalare loro una crociera. E ve ne avevo parlato, no? Non so se vi ricordate. Quindi abbiamo prenotato questa crociera. Oltre ai miei genitori avremmo dovuto partire anche io e Omar, mia sorella col suo fidanzato, proprio per fare una vacanza tutti insieme, però appunto la parte dei miei genitori l'avremmo pagata io e mia sorella, ce la saremmo divisa noi. Adesso noi avremmo dovuto partire il 24 di marzo
E la prenotazione è avvenuta presso Costa Crociere. E cos'è successo? È successo praticamente che con tutto ciò che sta accadendo in questi giorni, in questo periodo in Italia, ovviamente la crociera non è uno spostamento essenziale e non si può fare proprio per una direttiva del governo, ovviamente. Ed è giusto, mi sembra giusto. E il problema è che adesso Costa Crociere. Io ho telefonato per chiedere e mi hanno chiesto la penale del 70%, vista la situazione, cioè nonostante la situazione. Ora io dico, perché devo pagare una penale del 70%, che comunque è anche bella alta, se comunque la disdetta del viaggio non dipende da me, ma dipende, diciamo, dal governo in un certo senso, comunque non dal governo, da tutta la situazione che si sta verificando. E niente, praticamente ho visto sulla pagina Facebook che l'altro giorno Costa Crociere ha fatto appunto un comunicato dicendo che adesso prenderanno dei provvedimenti, vista la situazione che è in continua evoluzione, e presto lo comunicheranno. Però poi sono spariti, da quando è uscito l'ultimo decreto, un nuovo decreto, non hanno più detto nulla. Tutta la gente sulla pagina Facebook sta minacciando di denunciarli, perché comunque ragazzi, ditemi quello che volete, ma non è corretto. Magari se non vogliono rimborsare i soldi, direi di spostare il viaggio, magari darci un buono, ecco, per un altro viaggio. E comunque adesso, in un certo senso, sono spariti. Sulla loro pagina Facebook tutto tace. E se si chiama il numero verde, loro ti dicono che comunque devi pagare la penale. Non so se lo possono far per legge, sinceramente, vista la situazione. E adesso vedremo. Purtroppo hanno già prelevato dal conto la somma, quindi non si può neanche bloccare loro il tutto. Sinceramente, visto che sono un ente molto grande, molto conosciuto, molto famoso, che comunque concede, cioè permette di fare anche dei bei viaggi, stanno facendo un po' una figuraccia, cioè secondo me non si stanno comportando bene. So che MS Crociere ha concesso la possibilità, prima della nuova direttiva del governo, la possibilità di disdire tutto, pagando soltanto 50 euro per la chiusura della pratica, senza appunto pagare alcuna penale. Invece Costa Crociere si sta comportando in questo modo, cioè stanno veramente facendo finta di niente, non stanno rispondendo alle richieste delle tante persone su Facebook e quindi adesso vedremo poi l'evolversi della situazione. Adesso noi era una crociera di 4 giorni, una crociera piccolina tra virgolette, però ho letto di persone che hanno perso delle cifre mostruose perché la loro era una crociera tipo di 10 giorni o comunque di più di 2 settimane, insomma erano cose molto grosse e anche lì hanno perso interamente la cifra, non interamente, però comunque hanno dovuto pagare una penale molto più alta della nostra. E in quel caso io dico, insomma, un cliente che ti dà così tanti soldi dovrebbe essere tutelato. E adesso si vedrà l'evoluzione della situazione. Comunque, vado poi ad applicare. Oggi che colore metto? Questo qui. Allora, della Naked, che mi avete detto che tra l'altro è fuori produzione. Vado ad applicare questo colorino qua. Sidecar. Sidecar, non so come si pronunci. Questa è una palettina che mi aveva regalato mia sorella tanto tempo fa e che io non ho mai utilizzato perché mettendo l'eyeliner sinceramente avevo perso un po', mettendo sempre l'eyeliner, avevo perso un po' il piacere di sperimentare con gli ombretti e adesso invece non mettendolo più ho preso appunto il vizio di ributtarmi ecco su questi colori qua. E comunque questa è la situazione. Che ho messo l'ombretto, vado a mettere il mio mascara che è questo qua di Essence, che è davvero strepitoso. Tra l'altro, in diverse mi avete detto che lo avete acquistato su mio consiglio e vi siete trovate benissimo. Vi è piaciuto tantissimo. A me piace perché lascia le ciglia belle lunghe, belle distanziate. Aspettate perché ho lo specchio troppo
lontano perché ho la telecamera in mezzo e ho paura di combinare un patatrack. Vedete come rimangono belle le ciglia? Sembra un po' quasi di avere l'allungamento, tipo, non so come si chiama, però a me piace tantissimo l'effetto che fa. Qua non l'ho applicato tanto bene. Comunque questo mascara costa veramente pochissimo e lascia proprio delle ciglia bellissime, ragazzi, bellissime. Costa tipo 4 euro e a me piace un sacco. Non so. Adesso vado ad applicare un pochettino di terra, che non so, ah, eccola, è qua. Comunque come terra utilizzo questa qua di Essence, la numero 2, Sunny, credo che si pronunci, purtroppo, ecco, vedete? Non so se la stia mettendo tanto a fuoco, comunque anche questa mi piace molto. E adesso vado ad applicare un pochettino di blush, che è quello di Kiko, il numero 03, e questo bel corallo. Vabbè, ve l'avevo già mostrato tempo fa, però, per chi stesse guardando il video per la prima volta. Ovviamente, ragazzi, oggi qui si parla di frivolezze. Mi rendo conto che la situazione è seria in giro, però appunto l'obiettivo del video è quello di regalare un po' di spensieratezza, sperando di riuscirci, e quindi mi aiuta anche un po' a me a distrarmi, a non pensare, e quindi nulla, appunto, parliamo di frivolezze, di cavolate, di stupidaggini, ok? Allora, applico il mio blush in stile Heidi, mamma mia, veramente in tutti i sensi. Ok, e adesso metto un po' di rossettino, oggi voglio un rossetto bello acceso perché abbiamo bisogno di colore. Stamattina ho tirato su la serranda e ho visto che tutti gli alberi qui davanti stanno iniziando a, diciamo, mettere le foglioline, e c'è tutte queste foglioline piccoline, verdi, e sta arrivando la primavera, che bello, è comunque bello, dai. Quest'anno per me è stato un inverno un po' tosto, ma non solo per me, e avevo voglia di primavera e di calore, insomma, non eccessivo calore, però di belle giornate. Sarebbe poi bello iniziare a uscire un pochettino da fare una passeggiata, però vabbè, arriveremo anche a quello. Allora, come rossetto oggi metterò questo qua, sempre di Kiko, questo è il numero 422. Si chiama Smart e adesso lo vado ad applicare, sperando in maniera giusta e non facendomi i lobroni. Niente, adesso volevo segnalarvi queste pinzettine qua che avevo comprato, non so se me le mette a fuoco. Ok, le avevo comprate da H&M e sono davvero comodissime. All'interno del pacco ce ne sono circa 4-5, però sono di una comodità infinita perché io le utilizzo un po' per tutto. Adesso diamo una bella spazzolata a questi capelli schifidi. Ho messo oggi questi orecchini qua, questi cerchietti molto carini, che sono di Stradivarius. Se vi ricordate, li avevo comprati circa 2 settimane fa e ho indossato quelli più piccolini, come vedete, e mi piacciono veramente un sacco. La collana invece è di Marina Franchi Gioielli. Poi, altra cosa che mi chiedete spessissimo quando lo indosso è dove io abbia acquistato questo anello con il ciondolo a cuore. Questo, ragazzi, l'ho preso da una ragazza che ha appunto uno shop su Instagram che si chiama Lumière Bijoux. In info box vi metto il nome della pagina in modo tale che possiate così leggerlo bene come si scrive. È in argento 925, io lo indosso da circa un anno e mezzo ed è rimasto bello come il primo giorno, mi piace un sacco il rumorino che fa, e nulla, appunto, lo indosso anche quando mi lavo le mani senza alcun tipo di problema e non si è mai rovinato. Comunque,
Comunque, infine, altra cosa che volevo segnalarvi, che ho provato nei giorni scorsi e che mi è piaciuta tantissimo, è questo shampoo secco che avevo acquistato da Acqua e Sapone. Me lo aveva consigliato mia sorella e devo dirvi che mi è piaciuto veramente tanto. Io ho un capello che è grasso alla cute e applicando questo, ragazzi, ma poi è fantastico, perché a differenza degli altri shampoo secchi non rimane, ve l'avevo già detto quando l'ho comprato, ma non rimane proprio l'alone bianco, nel senso che voi o con una spazzola o con le mani andate a scuotere un po' i vostri capelli e va via immediatamente il bianco, cosa che con gli altri shampoo tende a rimanere nonostante si vada lì a spazzolare, soprattutto questa cosa poi si nota alla luce del sole. E niente, è secca la cute, ma non che secca in senso negativo, cioè asciuga proprio tanto la radice dei capelli e i capelli rimangono belli, voluminosi e soprattutto sembrano che siano stati appena lavati, quindi ve lo straconsiglio, guardate un po', e ne serve anche in questo caso veramente poco. Adesso lo metto a posto e ci vediamo dopo. Allora, cerchiamo di cogliere l'aspetto comico, tra virgolette, di questa situazione. Sapete cosa ho fatto stamattina? Ho rubato l'immondizia a mia nonna. Praticamente i miei nonni, essendo anziani, sono stati chiusi in casa da noi. Non vogliamo assolutamente che escano. E mia nonna è sempre stata un tipo un po'... non le è mai piaciuto uscire, quindi lei sta tanto bene a casa e per lei non c'era problema. Mio nonno invece, un po' come me, lui piaceva uscire al mattino, farsi la passeggiata, incontrarsi con gli amici al bar, farsi la partita a carte, insomma. Però appunto, visto adesso le cose come stanno andando, abbiamo deciso veramente di imporgli di stare a casa. E stamattina ho litigato con mia nonna perché niente, l'ho sentita per telefono, perché loro abitano sul nostro stesso piano ma non li vedo praticamente da una settimana, così come anche i miei genitori. Giustamente bisogna rispettare le regole, perché più rispettiamo queste regole alla lettera e prima usciremo da questa situazione. Questo è importante capirlo. E quindi appunto stamattina l'ho chiamata per chiederle se avesse bisogno di qualcosa e mi ha detto: non ho bisogno di niente, ho tutto quanto in casa, adesso scende un attimo nonno a buttare l'immondizia. Quando ho sentito così gli ho detto no, assolutamente no, e alla fine le ho rubato l'immondizia. Le ho imposto di mettermela sul pianerottolo e come mio nonno è rientrato io sono uscita e gliel'ho fregata. Guardate, non sto scherzando, adesso poi la butterò io, però ovviamente non potevo lasciarla sul pianerottolo, quindi l'ho presa e l'ho messa qui. L'ho messa qui sul mio balcone, così almeno la sicurezza che mio nonno rimane in casa e adesso poi tanto per andare in farmacia dovrò scendere, quindi andrò a buttare io. Allora ragazzi, volevo approfittarne un po' per rispondere a delle domande che mi avete fatto, che mi fate frequentemente circa la camera da letto. Vi chiedo scusa se spesso sentite dei rumori in sottofondo, ma stanno facendo i lavori in strada e quindi purtroppo qui abbiamo dei serramenti del cavolo che non proteggono bene dai rumori e quindi si sentirà spesso il baccano in sottofondo. Comunque, una domanda che mi fate frequentemente riguarda il nostro armadio. Allora, il nostro armadio è un armadio di mondo convenienza, perché inizialmente tutta la camera da letto era di mondo convenienza, poi con il tempo abbiamo cambiato il comodini e l'armadio e il letto invece sono rimasti appunto di mondo convenienza. Mi avete chiesto come ci troviamo e se lo consiglio. Allora, il nostro armadio è molto basico, quindi io non posso darvi delle informazioni dettagliate, nel senso, quando l'abbiamo comprato, per cercare di risparmiare il più possibile, dal momento che all'epoca io non lavoravo, lavorava soltanto Omar, scusate, abbiamo preso proprio il modello base, perché ovviamente, un po' come in tutti i mobilifici, più cose vai ad aggiungere all'interno, parlo ovviamente di mensole, di ripiani, di cassetti, e più si alza il prezzo, quindi all'epoca il nostro obiettivo era proprio quello di risparmiare il più possibile, quindi appunto il nostro è il modello base. Aspettate un attimo che mi suona il telefono.
Stavo dicendo, il nostro è appunto il modello base. Come ci troviamo? Allora, sinceramente non mi trovo bene, almeno parlo per me, ma non mi trovo neanche male. Perché questo? Perché io non è che abbia tantissimi vestiti. Certo, lo spazio proprio in casa è quel che è, di conseguenza mi devo un po' limitare. Quando compro dei nuovi vestiti perché ne ho necessità, assolutamente cerco di eliminarne di vecchi, perché magari sono consumati, perché magari non mi vanno più, perché sono dimagrita ovviamente, non perché sono ingrassata. Comunque, e quindi appunto cerco di fare recuperare lo spazio in questo modo. Certo è che per quanto riguarda le lenzuola, io non so voi, ma io le lenzuola, tutto ciò che ha a che fare con il cambio del letto, lo tengo dentro l'armadio e ne ho pochi di cambi comunque, anche lì, perché cerco proprio di recuperare il più possibile lo spazio. Quindi quando si consuma un lenzuolo, magari è strappato perché le gatte lo strappano con le unghiette di qua e di là, o comunque si consuma a forza di lavarlo, lo vado a buttare per poi lasciare spazio per quello nuovo che andrò a comprare. Però posso dirvi che, confrontandolo con quello di mia madre, perché mia madre ad esempio ha un armadio di IKEA che è praticamente super attrezzato, sicuramente in futuro non prenderei più questo armadio di Mondo Convenienza, perché a parità di prezzo mia madre, prendendolo da IKEA e prendendolo soprattutto super attrezzato all'interno, ha pagato meno rispetto a me, che invece è un modello base. Poi comunque ragazzi, adesso la nostra idea in casa nuova, ve l'avevo già detto, è quella di fare una cabina armadio, nel senso che l'abbiamo già fatto includere nel progetto che appunto l'architetto sta elaborando via via. Però se dovessimo andare in un appartamento, ecco, io non sceglierei più Mondo Convenienza, ma sceglierei IKEA, perché è molto ma molto più strutturato e costa meno, ecco. Questo è il mio ragionamento. Poi, per quanto riguarda il letto, qua adesso voglio parlare di una cosa un po' così particolare. Allora, il letto è un letto a contenitore. E come ci troviamo? Sicuramente un letto a contenitore in una casa piccola come questa, perché è appunto di 58 metri quadri, è un grande aiuto. Dentro c'è veramente di tutto e quindi appunto è un grande aiuto. Però sinceramente, almeno per il modello che abbiamo preso noi, è un po' cioè, non mi fa tanto impazzire, tornassi indietro non lo sceglierei più. Primo, perché guardate un po', ha qui degli spigoli pazzeschi che ancora ancora in inverno me li evito perché avendo il piumone, un po' perché sopra, un po' perché comunque c'è questa parte che rientra dentro, quindi fa un po' di spessore, me li evito. In estate, quando si passa il lenzuolino, la copertina magari più leggera fa malissimo, ragazzi, cioè sono veramente appuntiti. Altro discorso del letto a contenitore. Ribadisco sempre per quanto riguarda il mio modello, sicuramente è il fatto che sia così basso e di conseguenza non si riesce a pulire al di sotto. E qui mi ricollego ai commenti ricevuti sotto all'ultimo video. In tantissime persone mi hanno fatto notare che al di sotto è sporco, mi hanno fatto notare, addirittura una ragazza mi ha scritto: ma c'è tutto il pelo delle gatte accumulato. Poi ha cancellato il commento, io però l'avevo letto e stavo rispondendo, però appunto cancellando il commento non ho più avuto modo di farlo. Non è pelo delle gatte al di sotto, adesso vi spiego il tutto. Comunque, appunto, come vedete, è veramente molto basso. Quando lo abbiamo comprato, sinceramente, io non ci pensavo a questa cosa. Solo con il tempo me ne sono effettivamente resa conto. Guardate, cioè, appena ci passano due dita e io non riesco veramente a infilarci nulla. Ho provato di tutto nel tempo, pannetti tipo Swiffer, ma ovviamente non entrano perché poi il pezzo del bastone si incastra. Ho provato addirittura con il phon, ragazzi, a fare aria con il phon al di sotto in modo tale da far uscire tutta la polvere. Quelle che ci sono al di sotto, che molte persone hanno scambiato per polvere e per pelo di gatto, in realtà sono le pannette
palline di Lisa. Sapete che Lisa ha quelle palline rotonde e insomma finiscono tutte al di sotto quando viene a giocare qui in camera da letto ed è praticamente impossibile riuscire a toglierle. Ogni tanto ci procuriamo un bastoncino e le buttiamo fuori. Adesso comunque vi faccio vedere il tutto per dirvi che non sto mentendo. Cerco qui in casa un bastoncino e provo a, diciamo, tirare fuori quello che c'è sotto il letto. E adesso vi mostro anche la difficoltà nel riuscire a tirare fuori il tutto. Allora, ragazzi, non so se mi vedete, comunque utilizzerò il bastone della scopa che ci entra al pelo e vi faccio vedere un po' l'unico metodo. Allora, non ci va neanche tanto bene, raschia un pochino, però guardate, non so se avete visto, ce ne sono tantissime. Adesso io proverò a... vedete quante ce ne sono? Ed è così per tutto, cioè tutto il letto. Ovviamente sono impolverate un minimo, ragazzi, non è che sono pulite. Aspettate, perché qua c'è un sole pazzesco oggi, vedete? Vedete, cioè sono impolverate. Infatti io adesso mi sono chiusa dentro perché se Lisa le vede impazzisce, siccome comunque le ha un po' perse tutte quelle che aveva di nuove. Adesso queste qua le raccolgo e gliele vado a lavare. Però è così per tutto il letto, sono palline e ce ne sono di ogni dimensione, come potete vedere. Ragazzi, qua sotto poi nel mezzo, aspettate, non vi faccio entrare un attimo, nel mezzo ci sono le gambe della rete del letto, ovviamente, e quindi è anche difficile passare in maniera continuativa un qualcosa al di sotto. Cioè è stato veramente progettato male questo letto qui. Vediamo un po' se riusciamo, è un po' difficile perché mi si incastra, se riusciamo a far uscire altro. No, andiamo dall'altro lato e vediamo un pochino se magari esce qualcos'altro. Ok, adesso proviamo da questo lato. Ecco, vedete? Ovviamente la polvere c'è, non so se riuscite a vedere lì vicino al bastone, la polvere c'è, però la situazione è questa, anche le palline sono impolverate, però purtroppo non si può fare altrimenti. Altra cosa che volevo dirvi, qualche ragazza mi ha consigliato appunto di alzarlo. Il fatto è che, ragazzi, diciamo, c'era proprio tutta e strapieno all'interno. Per alzarlo dovrei svuotarlo interamente e c'è il mondo, veramente il mondo. Forse abbiamo più cose dentro il letto a contenitore che in cantina, non sto scherzando. Quindi comunque già solo il fatto di svuotarlo richiederebbe un grande lavorone. In più anche solo il fatto di alzarlo, indipendentemente dal fatto che sia svuotato, pesa molto e di conseguenza neanche Omar può alzarlo, proprio perché ha due ernie, deve essere operato, siamo in lista d'attesa. E adesso poi con questa situazione la lista si allungherà, i tempi si allungheranno ancora di più, quindi ci arrangiamo in questo modo, di tanto in tanto vado a togliere le palline al di sotto in questo modo. Però tutto quello che avete visto nel video non era polvere, ma è una quantità pazzesca di palline, perché adesso io ho fatto soltanto una parte del letto, ma se io dovessi fare anche tutti gli altri angoli, cosa che poi ovviamente farò, e lì è stessa identica cosa, escono milioni di palline. Perdonatemi, ma questa mattina mi sono persa un po' in chiacchiere, mi sono resa conto che il video è lunghissimo. Allora, nei prossimi video cercherò di essere più concreta, nel senso vi mostrerò diverse cosine che ho in mente, ho ideato una serie di video per intrattenervi se vi farà piacere in questo periodo. E che dirvi, ragazzi, niente, mi raccomando, state a casa, perché ricordate, ovviamente se potete, so che in tanti siete costretti a recarvi al lavoro, però ovviamente una volta usciti dal lavoro, se non è per andare al supermercato, ritornate a casa, state a casa, ci sono tantissime attività belle da poter fare, ci si può dedicare a se stessi, a vedere dei bei film su Netflix, in TV, passare del tempo sul divano, chiacchierare anche per telefono con qualche amica. Però state a casa, perché ricordatevi bene che prima rispettiamo queste regole
e prima finirà tutto quanto e potremo ritornare alla normalità. Io vi mando un grande bacio, vi abbraccio forte forte tutti quanti e sono in arrivo dei bei video, ve lo prometto. Un bacio grandissimo e a presto!